Kimberly Pinner ha vinto l'ultima tappa sul traguardo dell'Aquila, Elisa Longoborghini ha vinto il Giro d'Italia precedendo Lotte Kopecky. È stata un'edizione molto bella della Corsa Rosa con gli ultimi tre giorni in Abruzzo, a Chieti, sul Blockhouse e oggi nel classico traguardo di Via Francesco Crispi all'Aquila. Andiamo ad ascoltare proprio Elisa Longoborghini e il presidente della regione, Marco Marsilio. Elisa, ieri parlavamo di un secondo di felicità a Passo Lanciano, oggi diciamo un mare di gioia. Sì, oggi è un mare di gioia. Devo dire che ieri sono rimasta abbastanza stizzita dal fatto di non essere riuscita a staccarla e oggi sono partita grintosa. Quando ci sono questo genere di scontri testa a testa mi gasano tantissimo e divento un po', scusatemi la parola, un po' una bestia. E mi piacciono tanto e quindi mi piace l'adrenalina che mi danno queste sfide, quindi oggi ero determinatissima, eravamo tutte determinate, volevamo portare a casa il Giro. Eravamo venute qui con questo obiettivo e lo volevamo davvero. Elisa, tu hai vinto tanto in carriera, questa maglia rosa in che posizione la metti? Io ho vinto tanto in carriera, ma non avevo mai indossato, o meglio, avevo indossato tipo per 5 ore la maglia rosa dopo una cronometro a squadre nel 2020 e poi l'avevo persa miserabilmente perché avevo avuto una bruttissima giornata. E non avevo mai vinto un Grand Tour, questo è il mio primo Grand Tour, quindi mi sento come quando prendi il diploma. Presidente Marsilio, un'italiana, la campionessa italiana per il Giro Woman che si è chiuso in Abruzzo. È stata una corsa molto emozionante, queste tappe abruzzesi hanno anche mostrato un tasso tecnico agonistico che non ha nulla da invidiare al ciclismo maschile, al ciclismo professionistico, sono davvero delle atlete a tutto tondo, abbiamo fatto bene a investire sulla sport femminile e anche a continuare a investire sul ciclismo. L'arrivo è stato davvero emozionante, mi sono complimentato con la campionessa perché è stata per tutta la tappa, ha dovuto respingere l'attacco della campionessa del mondo. Campionessa del mondo che era dietro di un solo secondo, sarebbe bastato come dire un piccolo strappo per togliergli la maglia di dosso, vederla all'arrivo reagire e dare lei qualche centinaio di metri di distacco per dire qua vinco io, la campionessa sono io, è stato davvero un bel esempio di agonismo, di sportività e credo che merita di più il ciclismo femminile, deve essere sicuramente seguito di più e meglio dal grande pubblico.